È di una vittima e due feriti il bilancio dell'incidente stradale mortale verificatosi giovedì sera a Comiso intorno alle 20. A perdere la vita il 17enne Nino Modica, il giovane era in sella a una moto insieme a un 37enne quando per cause ancora in fase di accertamento ha investito una donna di 57 anni che stava passeggiando in via Bufalino. Quest'ultima è adesso ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Guzzardi di Vittoria e precisamente nel reparto di rianimazione. Anche l'altra persona, il 37enne, che era in sella alla moto, è in prognosi riservata all'ospedale però Giovanni Paolo II di Ragusa, ma non rischierebbe la vita. In via di ricostruzione, come detto, l'esatta dinamica dell'incidente, secondo le prime testimonianze raccolte dalla polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi del caso insieme ai soccorsi, la donna è stata investita da un motociclo Piaggio con a bordo l'uomo e il giovane, subito dopo essere uscita da una palestra e mentre si accingeva a raggiungere la sua automobile, lasciata in sosta nella stessa via Bufalino. A quel punto l'impatto tra lei e il giovane centauro che è avvenuto in un tratto rettilineo. Difficile quindi stabilire che cosa sia realmente accaduto, se si possa trattare di una distrazione da parte del centauro o la donna che avrebbe invaso parte della strada. A causa dell'urto i tre sono stati scaraventati qualche metro più lontano cadendo pesantemente sull'asfalto. Nino Modica tuttavia non è morto subito benché le sue condizioni siano apparse immediatamente disperate. Purtroppo il giovane è deceduto nella stessa nottata. Ieri mattina sui social amici e conoscenti commossi hanno pianto la sua prematura scomparsa. Infine, un altro incidente autonomo si è registrato nelle ultime ore a Modica. Una Fiat Uno si è capovolta poco dopo le 14 di ieri lungo l'ex provinciale Modica Noto. Il conducente dell'utilitaria è stato subito soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale maggiore. Per cause da accertare anche in questo caso, il guidatore ha perso il controllo della Fiat Uno che dopo essere finita contro il guardrail si è ribaltata sull'asfalto non coinvolgendo altri veicoli in transito. L'allarme è stato lanciato dagli stessi automobilisti. Sono intervenuti in questo caso i vigili del fuoco per liberare la strada.